Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo mi è stato suggerito da, e vi lascerò il nome dell'account perché non vorrei sbagliare minimamente a pronunciarlo, è da una vita che non faccio questa tipologia di video, ma solo perché nell'ultimo periodo non ho proprio recuperato tantissime mini taglie e dato che alle volte costano molto di più rispetto ai prodotti in full size, mi sto un po' più concentrando, non so neanche parlare, a prendere, se voglio, provare quelle cose nei prodotti full size e non in mini size. Sto un po' guardando che se me le danno, ok, va bene a fronte di acquisti, ma se devo proprio andarci a spendere soldi, sono un po' diventata così con le manine. Però ho comunque diverse cose che ho recuperato nell'ultimo periodo, si parla di un po' di mesi. Il video non l'ho creato io, ma l'ha creato Giulia Cova, almeno io gliel'ho visto sempre fare da lei, quando faceva vedere tutte le mini taglie che aveva. E poi sono contenta di aver visto che dopo che ho proposto questa tipologia di video è stata rifatta anche da Marianna, da Merilila94, è stata fatta da Anne Kark, è stato fatto da diverse persone. E la cosa mi piace anche perché è bello magari così un video, non dico utile perché che cosa servirà mai far vedere le mie taglie, ma sono comunque dei prodotti che avendoli così in un formato più piccolo possono essere utili da portare via, possono essere utili per testare un prodotto, per capire se piace o meno. Dovrebbero secondo me i negozi darli più spesso come omaggi, oppure fare delle promo tipo con dei coupon, non so, invogliare la gente ad ottenerlo in modo tale che se è un prodotto valido poi dopo quelle persone che hanno provato il prodotto ricevuto possono andarlo a comprare. Giustamente, io non so se sarò giusta di luce, forse sono leggermente chiara, mi avvicino un pochettino, forse è meglio così. Sono truccata con prodotti da smaltimento, quindi palette occhi completa di colori chiari sulla palpebra mobile, la Make Up Revolution, la Iconic 2, il rossetto in abla, così me lo porto avanti e lo stick diminuisce. Non sono proprio comoda perché qui sotto il computer sto passando le tracce, infatti ho finito, sto passando le tracce che avevo nella videocamera in modo tale da editare cose nuove. E direi di farvi vedere le mini taglie anche perché non ho tutto questo tempo e secondo me è anche un video abbastanza veloce. Due correttori che andrò a utilizzare prossimamente, adesso ne ho già aperto uno di Astra, uno nuovo, è in full size ma essendo liquido e ho solo quello di aperto conto di terminarlo nel giro di pochi mesi. Poi dopo avrei un kit che mi ha regalato Zelda di Essence, che vorrei tenerlo un po' più per l'estate, adesso vediamo, e poi dopo ho altri correttori. Gli unici in mini taglia che ho sono stati acquistati nel negozio Sephora di Milano alla stazione centrale. Uno era compreso in un kit con la cipria Lockit e il correttore, Lockit penso che si chiami, esatto, questo qui. Ce ne sono sicuramente di più colori in vendita, ma io l'unico che volevo provare era questo, cioè volevo una mini taglia per capire se era valido o meno. E da 1,85 grammi per un paio di 6 mesi, questo qui nel kit verrà sui più di 15 euro, sì, sicuro, perché c'è la mini cipria e il correttore. La mini cipria io l'ho anche finita, però non l'ho utilizzata continuamente, ma se la utilizzate ogni santissimo giorno vi fate come minimo 2 mesi, perciò va benissimo. Io adesso quella cipria non la riprendo perché ho già la scodella grande che la rivendono tipo a 34 grammi di prodotto. Ne ho tante, poi sempre per il baking ho la cipria di Primark che è anche quella a 40 grammi, sono a posto per le ciprie in polvere libera. Mentre per il correttore questo sicuramente lo utilizzerò, non è da collezione. Per me gli unici prodotti in mini taglia da collezione sono i rossetti se non li ho in duplice coppia. E la stessa cosa per i profumi. Rossetti non sono più aumentati, profumi c'è qualche new entry, ma preferisco farvi l'aggiornamento piuttosto di quella rubrica e non farvi vedere qui dei profumi nuovi. Però nell'ultimo periodo me ne sono entrati 1, 2, forse 3 circa.
L'altro correttore a me era piaciuto tantissimo, il fondotinta che mi aveva fatto una commessa di Sephora, così in bottina da provare. E sono curiosa anche di provare questo Born This Way di Too Faced. Anche questo comprato vicino alle casse nel Sephora di Milano. Ha un power di 12 mesi in questo caso e un quantitativo di 2,5, è un poco più pieno, più presente di prodotto, al contrario di questo. Se mi tocco il naso è perché mi sto iniziando a lucidare, fa un caldo, ho la finestra chiusa in modo tale che non entri rumore e non vedo l'ora di passarmi un po' la cipria sul naso perché me la sento proprio grondare. Tra i due, sinceramente, quello che mi ispira di più è quello di Kat Von D, perché è quello che ne ho sentito parlare meglio. Questo sì, lo vedevo utilizzare ultimamente, non lo vedo più tanto nei video mostrato. Poi, dalle profumerie Sabbioni, quando ho fatto l'ordine dell'uovo di Pasqua, e con l'uovo di Pasqua avevo preso il correttore di Astra. Ho ricevuto dentro al Uovo di Pasqua una mini taglia di Melvita e con l'ordine dei campioncini, tra cui anche una mini taglia sempre di Melvita. Questo marchio è anche un marchio certificato, è un marchio bio. Vedevo il certificato EcoCert, forse sì, per l'acqua sì, One Voice, ma per l'olio non vedo nulla di che. Allora, io direi di partire da questo, dall'acqua floreale di rosa. Antica Rosa Damascena, è un prodotto bio, 28 ml, quindi tanto mini non è, però vabbè, 6 mesi di PAO. Io questo prodotto, è una mini taglia, lo utilizzo quando mi metto la crema viso la sera o la mattina più la sera e me lo spruzzo un po' per rinfrescarmi il viso. Vi dirò che è osceno, cioè non mi piace per niente la profumazione, ed è un prodotto che sto cercando di smaltire perché non mi voglio tenere neanche la boccetta. Innanzitutto l'erogatore fa un getto troppo spesso iniziale e quindi avete troppa acqua sul viso. Ma vabbè, poi dopo sento sto odore, io l'odore di rosa non lo adoro, lo so, però no, è troppo rosa da vecchia, troppo un profumo che non mi piace per niente e dà fastidio al mio naso. Questo qui io devo ancora provarlo, non so neanche come utilizzarlo. È l'Or Bio, l'olio straordinario per corpo, viso e capelli. Lo sto traducendo dal francese, 9 ml con un PAO di 12 mesi. E questa è una mini boccetta, magari vi metto con il nome del prodotto davanti. Melvita, io non sapevo neanche dove poterlo recuperare e l'ho visto che questo marchio è presente sul sito Sabbioni. Profumeria Sabbioni, ma dopo aver provato l'acqua non sono più di tanto interessata a provare altre cose. Infine vi mostro delle cose che ho ottenuto da Sephora facendo un acquisto e quello che vi consiglierei io da Sephora è tenetevi solo un punto vostro di fiducia e cercate di farvi un po' amiche le commesse, perché almeno io sono una tipa molto espansiva che sta allo scherzo, che fa le battute, quindi quando mi vedono, perché dopo io compro, quindi quando le commesse mi vedono ovviamente mi stendono il tappeto rosso. Ma quello che per me è importante è che se non vi inimicate, diciamo così, le commesse, poi dopo queste ultime non saranno tanto propense a darvi campioncini. E io lo vedo in altri punti Sephora dove io vado, molto raramente, ma mi succede che vado, soprattutto con i saldi, perché guardo se c'è qualcosa di differente rispetto al mio punto vendita di fiducia, che rimane sempre quello di Venezia, nella stazione ferroviaria Santa Lucia. Però mi capita anche di andare nell'altro Sephora di Venezia, quello vicino al Fondaco dei Tedeschi, oppure anche a Mestre, raramente alla Nave de Vero, raramente al Valle Santa, anzi quasi mai, perché non lavorando più a Marcon da anni, che è il paese dove sta il Valle Santa, il centro commerciale, non ci passo. Nell'area commerciale, le gallerie di Auchan, non c'è Sephora, c'è solo il Douglas. E quindi io vado dove mi è possibile. Il punto vendita di fiducia che mi rimane è quello della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove conosco tutte le commesse praticamente. Qui io ho dei prodotti che mi sono stati dati perché con la tessera Gold avete la possibilità di ottenere degli omaggini in più.
Però alle volte penso che non vale la pena più di tanto arrivare a spendere 1500 euro in un anno per ottenere delle cose che alle volte non sono poi così tanto succulente. Però avete degli omaggini in più e questo può essere invitante. Gli omaggini in più mi sono arrivati uno per newsletter che potevo ritirare senza acquistare niente ed è il mascara di Dior, il nuovo Plump in Volume, il mascara squeezable. Sinceramente, non so, bisognerebbe tipo premere sulla confezione, infatti ha un'impugnatura come le penne, andrebbe premuto dove c'è lo scovolino e utilizzato, ma questo prodotto mi ispira, sapete, vedendolo così. E penso sia il nuovo prodotto che sia uscito insieme a tutti gli eyeliner, ma gli eyeliner non mi hanno convinto più di tanto. È il numero 90, quindi il nero classico ed ho 4 ml di prodotto. Quindi questo, ma prossimamente lo tirerò fuori. Avendo acquistato la palette nuova, quella glitterata, la Shade and Light, che mi ispirava, però non volevo pagarla con il prezzo pieno. Non ho neanche voluto utilizzare lo sconto dipendente di una mia amica, perché chi lavora da Sephora ha il 20% di sconto su tutto, anche sulle marche non scontabili. È arrivato a fagiolo lo sconto del 20% anche su Kat Von D per la festa della mamma. E non fatevi fregare, se fanno degli sconti su dei marchi che non sono scontabili, attivate un po' le campanelline. Perché allora Kat Von D rispetto agli Stati Uniti in Italia è rivenduta meno, quindi per quello non aderisce agli sconti del 10 o del 20%, non hanno ricaricato troppo il prezzo di quei prodotti. Mentre se hanno fatto lo sconto, vuol dire che quel marchio non sta andando più di tanto bene nella vendita del negozio. Fonte ufficiale, ve lo dico perché me l'ha detto una persona nell'area di Sephora. Perciò hanno fatto questo sconto per invogliare le clienti a comprare. Allora, io ci sono cascata, ma perché? Perché non volevo spendere 45 euro per una palette, ho speso 36 euro e mi è andata 1000 volte meglio. Inoltre, se si spendeva o si prendeva un prodotto di questo marchio, davano un tattoo liner mini. E non è il Trooper per fortuna, cioè non dovrebbe essere. No, dovrebbe è il Trooper Black. Allora, questo qui io non mi ricordo se sia quello che mi piace o quello che non mi piace. Perché ci sono due tipi di eyeliner di Kat Von D. Quello col feltro non mi piace per niente. Quello che ha la punta compresa, che è formata da tantissime setoline, quello è il migliore. Non lo voglio aprire attualmente perché non sto tantissimo utilizzando eyeliner neri ultimamente, sto andando molto di eyeliner colorati e li voglio portare avanti anche perché ne ho due oro aperti e uno mi sta finendo, uno grigio lo sto quasi finendo e poi dopo porterò avanti i neri perché ne ho alcuni di aperti. E infine, siccome io mi faccio le sopracciglia da Benefit, e avendo avuto un leggero malanno, nel senso che a causa dell'ennea della pelle troppo secca, forse irritata a causa di qualche prodotto che non mi ha fatto bene, e a questo punto a me viene da dire il fondotinta di Yves Rocher, che fortunatamente ho finito. La commessa che mi fa le sopracciglia, che ringrazio, mi ha regalato una serie di campioncini del marchio, tra cui anche delle mini taglie, uno già utilizzato che è il GoProof Brow Pencil, questo qui che io vi metto nei campioncini finiti, ce ne ho un altro, questo qui lo apro ed è una mini matita. Stava cadendo dalle mani, la numero 03 è una mini matita che ha già la mina compresa all'interno, non si vuota. Avete questo prodottino qui e vi permette di farvi. Io riesco a fare anche 5 applicazioni giusto per capire. Non è male, magari da portarsi via in viaggio. Questo qui sicuramente per le ferie estive me lo porto via, non lo voglio utilizzare adesso. Anche perché, anche se sto via una settimana, ho comunque un'altra mini matita che ottenni grazie all'acquisto del calendario dell'avvento di Beautitude Boutique. Inoltre avrei un'altra mini matita, che proprio mini non è, di Estée Lauder, che ho ottenuto sempre da Sephora, perciò va benissimo. Questo qui invece è un The Pore Professional, quindi il primer viso di Kat
Benefit, non lo vorrei utilizzare perché lo vorrei provare sulla mia amica che si sposa. E queste cose mi cadono a fagiolo, anche perché se mi serviranno, se la mia amica dirà ok, il trucco mi è rimasto grazie a questi prodotti, io li ho, non devo comprarli a prezzo pieno, non devo comprarli in taglie iper mega giganti e posso truccare la mia amica ad avere un risultato finale decente, non lo metti a fuoco, adesso l'ha messo a fuoco. E non vorrei spendere più di tanto, anche perché lei ha un colore di pelle un po' più diverso dalla mia, non ha la stessa mia tipologia di pelle, perché l'ho vista ultimamente con una pelle molto secca, mentre io adesso sto tendendo a lucidarmi molto di più a causa del caldo umido di Venezia, cosa solita mia, anche se metto spray fissanti, non c'è caldo che mi prenda proprio, io non riesco ad avere una base perfetta, già al lavoro sono tutta grondante. Ma sarà anche dovuto dal fatto che a causa anche del mio peso posso sudare di più ed è anche vero, però vabbè, questo è un capitolo a parte, adesso forse sentirete un po' di casino se ho scollegato il computer perché è ora di andare a library. Io spero di avervi trattenuto un pochettino, di avervi fatto vedere questo aggiornamento con delle taglie piccole e spero di esservi stata utile se le volete recuperare. Ultimamente io vedo che da Sephora c'è tanta più disponibilità, solo che spendere 20 euro quasi per una mini taglia mi sembra una cosa insulsa. Fatevi amiche le commesse, io posso dirvi solo questo, fatevi amiche le commesse e vedete che qualche cosa in più nel sacchetto vi entra. Ma la stessa cosa io vi consiglierei di andare a vedere il canale di Eric Kitten 1986, quando vi fa vedere la spesa che fa da Naima. Allora, Naima ex Unix, sì, pensavo di aver detto il contrario. Era sempre un negozio molto pro a dare degli omaggi di un certo tipo. Però, se voi seguite le commesse, vi fate vedere un po' le collezioni nuove che ci sono. Non è che poi dovete comprarle per forza. Voi le ascoltate, loro stanno facendo il loro lavoro, ve li pagheranno con qualcosa in più. E lei ha mostrato tutte le cose che ha ottenuto. Quindi veramente è una filosofia che approccio in diversi punti vendita di diversi marchi e non solo di Sephora. Ok, allora io ho finito perché qua mi sto continuamente grattando il naso, mi prude perché sto sudando. Io non ho nient'altro da aggiungere, probabilmente avrei anche un altro materiale, un altro po' di materiale per fare questo video, ma lo terrò per la prossima volta. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di farvi passare questi 20 minuti tranquillamente con me, a parlare di niente forse, ma vabbè, mi è stato richiesto questo video, quindi lo faccio volentieri. Vi aspetto nei commenti per sapere se voi avete recuperato delle mini taglie diverse dalle mie e magari dove, come, perché, che cosa è successo o se non le ottenete perché, che cosa succede e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi è stato, chiudo la parentesi, apro e chiudo, faccio una cosa molto veloce. Mi è stato chiesto, ma hai l'asma quando fai video? Sì, io ragazzi sono asmatica, non posso farci niente, da quando ho 6 anni me lo hanno fatto notare, quasi ogni anno andavo a farmi la visita medica perché devo farmi la spirometria, ho i bronchi che fischiano, ma non posso farci niente. Prendetemi così, quindi se sentite che tiro su, è fatto così. Non sto male, sto bene, fortunatamente non ho più di tante crisi. È una cosa che fa parte della mia persona e che dovrò portarmi avanti probabilmente per tutta la vita. C'è chi riesce a guarire così col passare degli anni, a me proprio è diminuita, ma rimane pur sempre perché qualche attacco, soprattutto quando ho tosse, raffreddore, mi viene. Però non ho più attacchi tipo di notte durante il sonno, che quelli erano proprio osceni, era una cosa bruttissima e non gliela auguro a nessuno. Con questo un bacione a tutti voi, per tutti i canali che ho citato nell'info box trovate i link di riferimento, visto che ho citato Marianna, Nekark, Zelda, Eric Kitten, ho citato un bel po' di canali, guardateli tutti nell'info box e alla prossima. Ciao!